Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi creeremo insieme un pan di stelle in stile kawaii. Allora, ci serviranno una pallina di Fimo color chocolate, una color Sahara più piccolina, un pezzettino di nero, un pezzettino di bianco, un pezzettino di questo colore che ho mischiato il bianco insieme al fucsia. Il gancino come sempre con la colla, io uso l'attack. Poi ci servirà questo stampino per fare le stelle, lo spazzolino, un dotter con due punte e fimo liquid. Allora cominciamo. Per prima cosa io ho già ammorbidito i panetti, cioè le palline, perché sennò non venivamo più. Scusate, ma ho problemi con la fotocamera. Allora, per prima cosa cerco di fare un cerchio con il fimo color chocolate. Spero mi vediate bene. Se sentite rumori strani, è il mio fidanzato che sta giocando al computer. Aspettate un attimo che si sono stropicciati i guanti. Cerco di fare un cerchio, diciamo, il più rotondo possibile. Ok, perfetto. Vedete? L'appoggio qui. Un attimo che oggi non so perché ma la fotocamera non vuole stare ferma. Perfetto, ce l'abbiamo fatto. Allora, adesso prendo il fimo Sahara, sposto questo, prendo il fimo Sahara, lo schiaccio un po' e lo appiattisco un po' con il dotter e inizio a fare delle stelline. Ne serviranno circa 3. 3, sì, 3 andranno bene. Mi scappano le cose di mano. Non so perché oggi mi scappa tutto dalle mani. Questa stellina non mi piace, la rifaccio. Ecco, perfetto. Allora, adesso riprendo il mio cerchio di fimo color chocolate e faccio la texture con lo spazzolino. Oggi mi viene il spazzolino, non so perché. Con lo spazzolino texturizzo il più possibile anche i contorni, così sembrerà veramente un biscotto. Adesso prendo le stelline con un po' di fimo liquid e le attacco al biscotto nella parte solamente superiore, però, solo nella parte superiore. Mi aiuto con il dotter e le vado posizionando. E ovviamente metto il fimo liquid solo nella parte in cui metterò la stellina, perché sennò il fimo liquid mi toglierà la texture. Vai. E uno. Perfetto. Adesso, sempre con il fimo Sahara, faccio dei micro pallini. Dimenticavo, ci servirà pure il taglierino, se adesso lo trovo. Dimentico sempre una cosa, ecco, l'ho trovato subitissimo. Io mi devo dimenticare sempre qualcosa, perché sennò non è giornata, in poche parole.
Allora, adesso togliamo dei pezzettini piccolini piccolini, e andiamo facendo delle piccole palline per fare, diciamo, gli zuccherini del pan di stella. Perfetto. Andiamo a posizionarli dove più ci piace. E l'ultimo lo mettiamo qui. Perfetto. Adesso prendo il colore nero e faccio due palline. Faccio due palline più uguali possibile. Dobbiamo fare gli occhiettini. Stavolta voglio cambiare forma di occhio. E ne voglio fare uno normale. Oh, era sporco il piano. Ne voglio fare uno normale rotondo. E un altro tipo che fa l'occhiolino. Questo mi sono dimenticata di ammorbidirlo, panetto. Ecco. Perciò, per fare gli occhi strizzati, diciamo così, bisogna fare lombrichini, diciamo. E metterne uno sopra così, in questo modo. E un altro sotto. Anzi, no, voglio cambiare, va, li facciamo tutti e due in questo modo, invece di farle uno rotondo e uno normale. Voglio cambiare un po', li ho tutti uguali. Così, guardate. Adesso facciamo l'altro. Sempre allo stesso modo, sempre piano piano. Così. L'altro sotto. Io non so dove è andato il film. Scusate, mi si è spenta la fotocamera. Come al solito, sempre qualche piccolo intoppo. Continuiamo. Perciò eravamo rimasti agli occhietti. Dovevamo mettere il pezzo di sotto, così. Perfetto. Adesso facciamo la boccuccia. Allora, la boccuccia avevo pensato di fare prima quella, sapete, quella che faccio sempre, ma stavolta ho pensato di fare solo un piccolo puntino, cioè che sarebbe la bocca tipo stupita, diciamo. Così, guardate. Spero si veda bene. Però all'interno voglio mettere il nero, così si nota di più. Perfetto, guardate. Bene, adesso con il nero abbiamo finito. Il bianco praticamente non ci servirà più. Scusatemi. Prendiamo adesso il rosa che avevamo fatto prima, che vi ho fatto vedere prima, che questo rosa l'ho creato unendo il bianco del primo, del fimo, alla fine sono la stessa cosa, come colore. È caduto di nuovo. Ho usato il bianco del primo io, vabbè, qualsiasi usate, vabbè, qualunque usate lo stesso, con il fucsia del fimo. Cioè, ho usato pochissimo fucsia con tanto bianco. Adesso metto la pallina di rosa qui sotto l'occhietto per fare la guanciotta tutta colorita. E faccio lo stesso dall'altra parte. Qui.
Faccio vedere il risultato. Spero vi piaccia. Giustamente mi farete sapere nei commenti. Adesso, togliamo il bianco perché non serve. Adesso mettiamo, come sempre, un pizzico di colla. Aspettate un attimo. Un pizzico di colla attack nel gancino, qui. Se esce, infatti quando esce tanto. E lo attacchiamo, andiamo a infilarlo molto lentamente perché sennò schiacciamo tutto. Perfetto, adesso ridiamo un pochino di forma al nostro pan di stelle. Scusate mio fidanzato che gioca. Purtroppo si invaghisce subito quando gioca questo gioco. Io ho detto poco fa che stavo per registrare e comunque ho continuato. Comunque, vi chiedo scusa io da parte sua. Se avete sentito cosa ho detto. Comunque, questo è il nostro risultato. Ed è un piccolo pan di stelle kawaii. Adesso lo vado a cuocere e poi, come sempre, alla fine vi lascio la foto di come è venuto. Spero questo tutorial vi sia stato di aiuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!